Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Io dico che resisterò alla tentazione dei candidati di parlare di tutto e parlerò solo del tema per cui sono stato invitato. Nell'ambito della strategia europea 2020, entro il 2020 bisogna abbattere le emissioni di anidride carbonica del 20%. Ma non solo cambierà questo aspetto per bloccare i cambiamenti climatici, eccetera, ma avverrà che a partire dal 2014 le misure diciamo, a favore delle regioni in difficoltà in Europa saranno legate a quanto si è investito per le energie alternative. Voglio dire, la regione siciliana è attualmente intorno al 5% dell'impiego di energie alternative nel territorio siciliano. È chiaro quindi che i finanziamenti europei che la regione riceverà saranno legati al 5% del rapporto globale, cioè no, quant'è rispetto a 20? È il 4%? È il 20%? Vuol dire che la Sicilia prenderà il 20% degli apporti comunitari. Allora è chiaro che una strategia intanto di intervento immediato nell'ambito delle energie alternative diventa persino vitale per la Sicilia dal punto di vista economico, che si vedrebbe tagliato una serie di interventi economici europei. L'altra questione non secondaria, se noi guardiamo attualmente l'impiego dell'energia solare in Europa, vediamo al primo posto nazioni come quelle della Germania, al primo posto la Germania è la regione europea che più utilizza il solare e la provincia europea che utilizza più il solare è la provincia di Bergamo. E io stamattina dovevo essere a Bruxelles perché dovevo presiedere a un progetto che seguo da circa un anno che riguarda i comuni del Calatino e i comuni nella fascia diciamo centro-sud dell'isola che vanno da Piazza Armerina fino a Licata, a Gela, a Vittoria e tanti altri comuni compresi in questa fascia. Si tratta di due progetti del patto dei sindaci, uno che porterà nei comuni diciamo del Gelese circa 120 milioni di euro e l'altro, quello del Calatino, intorno agli 80 milioni di euro, con un'occupazione stimata complessiva intorno a 1200 addetti. E come lo facciamo? Lo facciamo dopo aver bussato per un anno inutilmente alla regione siciliana quando io ho proposto di realizzare il patto dei sindaci in tutta la Sicilia. Secondo calcoli che abbiamo fatto col Comitato Economico e Sociale Europeo, questo significherebbe 5 miliardi e mezzo di euro di investimenti che verrebbero finanziati dalla BEI, e significherebbe un risparmio per i comuni siciliani di 2 miliardi e 750 milioni di euro e significherebbero 24 mila addetti, semplicemente mettendo i pannelli fotovoltaici sui tetti dei comuni. Allora i comuni finiscono per essere enti, diciamo, assistiti, ma invece diventano enti che producono, che realizzano risorse proprie. Nello schema che io ho in mente, i comuni non produrranno solo l'energia che per, diciamo, per i propri bisogni, ma potrebbero produrre attraverso le ESCO, Energy Service Company, che realizzerebbero insieme ai privati, e perché questo deve essere estremamente chiaro, che perché chi pensa oggi che il pubblico possa gestire delle cose parla a una storia molto, molto vecchia e antica, e persino da superare, l'ultimo fallimento per esempio delle terme a Caltagirò, a Cireale. Sapete che le terme sono ovunque una cosa che produce ricchezza, invece in Sicilia hanno prodotto perdite e ancora si tengono lì in mano pubblica senza pensare di privatizzare. E quindi è chiaro che noi dobbiamo pensare a un meccanismo in cui i comuni diventano
individuano i partner privato attraverso dei bandi pubblici e producono l'energia propria. Poi un'altra cosa sono i progetti privati, ne parlo a parte. Quindi per fare questo la Sicilia, il progetto per realizzare uno studio completo esecutivo che parte dal PEAS fino al progetto esecutivo per il patto dei sindaci, bisogna spendere 3,80 euro ad abitante. Bene, significa circa 20 milioni di euro per la Sicilia. A fronte dei 20 milioni di euro tu hai un risparmio di 2 miliardi e 750 milioni più, 20, più 5 miliardi e mezzo di finanziamento. Ma è chiaro che anche se tu non hai fonti, un progetto così bancabile te lo finanzia chiunque. Perché basterebbe semplicemente individuare con un bando, una banca che dice ti anticipo i soldi per i progetti, e a quel punto io poi depositerò semplicemente i capitali che ricevo dall'Europa nel tuo, diciamo, attraverso un conto corrente, eccetera. È chiaro, quindi ci sarebbe un vantaggio senza che la Sicilia dovrebbe assolutamente, la regione dovrebbe. Però la regione è stata completamente incapace del patto dei sindaci, l'hanno saputo solo i comuni che io ho raggiunto, fra l'altro prevedo 4 giorni in cui coinvolgerò anche i sindaci tutti della fascia ionica, della fascia che va fra Palermo e Trapani ed Agrigento, in 4 giorni proprio per lanciare il patto dei sindaci in questi giorni proprio anche in quelle zone. Il patto dei sindaci e basta, e le chiese per esempio, le strutture onlus che possiedono proprietà, le parrocchie forse non sono più dei comuni, non possono essere anche loro luoghi dove si produce l'energia rinnovabile e risparmiano un bel po' di soldi che attualmente potrebbero dedicare ad altre attività. E stiamo lanciando con la diocesi di Bergamo, dove l'esperienza è più avanti, proprio l'idea del patto dei parroci da fare in tutta Italia e quindi anche in Sicilia per l'energia alternativa. Col Comitato Economico e Sociale Europeo, con cui mi incontrerò proprio domani perché vado a Bruxelles, stiamo lavorando anche per l'idea del patto delle imprese. Cioè, anche le imprese hanno il problema di risparmiare i costi dell'energia. Però siccome la Banca Europea degli investimenti finanzia progetti superiori a 50 milioni di euro, è chiaro che questo non diventa conveniente. Allora le imprese si debbono consorziare. Nel mio schema si potrebbero anche consorziare laddove abbiamo i patti dei sindaci, si potrebbero consorziare anche con le ESCO che si fanno pubbliche, che si fanno, diciamo, pubbliche nel senso, come specificavo prima, che si vanno nelle varie realtà, diciamo provinciali, comunali, eccetera, e quindi facilmente integrare anche lì. Possiamo fare testa solo con tutto il togliamo queste, possiamo magari levare queste. Sì, questa è giustamente la par condicio di interruzione, adesso però si è espletata, quindi possiamo... Sì, anche se... E allora, e stavo dicendo questo, praticamente che lì dovremmo pensare anche al coinvolgimento delle imprese che potrebbero trovare nelle ESCO che si riproducono e facilmente. Io penso che questo progetto addirittura di avviarlo nei primi 90 giorni, perché ho le idee molto chiare su come bisogna farlo, anche perché già l'ho fatto, nei primi 90 giorni del mio mandato di presidente. Altri aspetti e mi avvio alla conclusione rispetto all'energia. Per esempio la geotermia come occasione incredibile di produzione di energia. Dobbiamo anche cominciare per esempio all'energia delle maree, ma dobbiamo pensare anche che i finanziamenti europei non si estendono solo alla Sicilia, ma si estendono anche, diciamo, ai paesi del Mediterraneo con cui l'Europa ha diciamo una politica di vicinato, di prossimità, per cui potrebbero essere benissimo realizzati. Io ne ho parlato anche con il sottosegretario di Stato della Tunisia, anche la possibilità di poter realizzare per esempio in Tunisia, in Algeria, in Marocco, in Egitto, cioè tutta una serie di cose. Allora la Sicilia diventa centro di un progetto, noi famosi, non la famosa proiezione della Sicilia nel Mediterraneo che poi non si sostanzia mai in niente, ma si sostanzia in progetti concreti
che possono partire dal solare, poi potrei parlare di tante altre cose, però partendo dalla concretezza, in Sicilia una cosa semplicissima come questa che porterebbe, che creerebbe 24.000 posti di lavoro, avremmo risolto per metà il problema dei precari, per intenderci. Quando io parlo di rigore del bilancio che bisognerà fare, perché anche lì non bisogna essere demagogici, perché poi avremo il problema di una Sicilia che è nel disastro, però lo possiamo fare senza macelleria sociale, cominciando ad allargare la base produttiva e aprendo la Sicilia non solo all'Europa e al Mediterraneo concretamente, ma anche alle imprese con le quali dobbiamo avviare una nuova fase. Poi io penso a tutta la filiera, perché se noi lanciamo un grande progetto di energie alternative e lo lanciamo anche nei progetti privati, io penso anche che questo debba coinvolgere potentemente per esempio l'agricoltura. Ma quando parlo dell'agricoltura non parlo che noi sottraiamo energie, terreni produttivi per farci pannelli solari. Per esempio potremmo lanciare l'idea delle serre fotovoltaiche, che oggi sono realizzabili, ma nelle serre fotovoltaiche io ci metterei anche l'anidride carbonica, che fa aumentare con una sperimentazione che abbiamo avviato a Gela insieme a Leni, abbiamo avuto dei risultati di incremento del 30% semplicemente attraverso l'utilizzo dell'anidride carbonica nelle serre. Quindi produciamo un prodotto che, se noi regoliamo la temperatura tutto l'anno con bassissimi costi, che sono quelli dei pannelli solari, noi possiamo, e l'impiego di anidride carbonica, possiamo non solo mantenere biologico, e diventa oggi il problema della concorrenza che noi abbiamo oggi rispetto agli accordi, il Green Corridor con l'Egitto, oppure l'ultimo accordo EU col Marocco, in cui si possono esportare merci agricole in Europa senza controlli. Però noi puntiamo a questo punto su una qualità e il completamento non solo della filiera del solare, perché noi dovremmo avere le produzioni del solare, alcune produzioni industriali in crisi potrebbero essere sostituite con la produzione di pannelli solari. Però o noi creiamo tutto questo sistema oppure non, assolutamente non siamo fuori. Rispetto a questo l'avvio del patto dei sindaci per le energie rinnovabili, io lo penso nei primi 90 giorni del mio mandato, e penso che le energie rinnovabili più tutti i ragionamenti che per l'energia solare, attraverso il patto dei sindaci, che cominceranno concretamente ad incrementare il PIL e avviare anche e cercare di sbloccare tutte quelle autorizzazioni, tutte quelle autorizzazioni che attualmente attendono nei cassetti a regione, che secondo Confindustria rappresentano l'8% del PIL. Se, non dico che le dobbiamo autorizzare tutte quante, perché alcune non saranno autorizzabili, però se ne autorizzassimo la metà sicuramente risolveremmo il problema della Sicilia con concretezza attraverso il sistema delle conferenze e i servizi permanenti semplificati. Visto che abbiamo una macchina regionale elefantiaca, cominciamola a utilizzare per farla diventare produttiva. Firmo. Grazie. Intanto volevo aggiungere che oltre ai 24.000 posti ci sono anche 18.000 vostri. Bravo. Non l'ho voluto dire perché mi sembrava già detto. Più 2.000 fissi nella manutenzione. Mi sembrava 18. Ma anche quello nel periodo di costruzione. Anche in quegli altri 24.000 c'è la manutenzione di almeno 4.000. Ecco, per cui che incominciano ad essere numeri. Numeri. Grazie. Non è una posizione molto comoda, ma. No, ha importanza, ma firmo con immenso piacere, perché questo è già l'idea che io ho della Sicilia. Grazie mille, grazie della presenza.